vecchio Pinocchietto di mio figlio è arrivato alla fine dei suoi giorni in quanto tutto strappato e pieno di rattoppi. Avendo la fortuna di avere delle bellissime tasche, l'ho sequestrato e adesso lo riciclo io. Allora, in questo Pinocchietto abbiamo due tasche posteriori identiche e due laterali. Ora io non devo far altro che prendere queste tasche gemelle e le posiziono una sull'altra dal dritto. Abbiamo le parti rovesce all'esterno, magari aiutandoci con degli spillini le blocchiamo tutto intorno e poi passiamo a trapuntare con la macchina da cucire. Utilizzate un ago da 90, quello da jeans più grande, e in questo caso io ho spostato il piedino sulla posizione K della mia vecchia Necky, in modo che l'ago va a lavorare più sulla sinistra. In questo modo, invece di stare centrale, guardate, ve lo alzo, invece di avere l'ago al centro, il piedino praticamente mi va sulla parte spessa e mi rimane inclinato, non si lavora bene. In questo modo lo tengo tutto spostato da un lato e in questo caso va molto meglio. Ripeto, l'ago deve essere quello spesso per il jeans. Ecco, io già vi faccio vedere, ho trapuntato già la parte laterale e adesso continuo seguendo le cuciture dei bordi. Sto rifilando tutto il tessuto in eccesso vicino alle cuciture, in modo che poi farò una passata a zig zag per evitare che il tessuto si sfili esageratamente. Ecco qua, ho passato il punto zig zag tutto intorno, non dobbiamo far altro che risvoltare le nostre taschine ed ecco qua la nostra borsettina e sagomata in base alla tasca che abbiamo sul jeans davanti e dietro. Ora non resta che rifinire la parte superiore, potete farlo anche a mano volendo, oppure basta fare in questa maniera e passare tutto quanto il bordino a macchina, in modo che avremo poi la parte superiore rifinita. Anche in questo caso ho rifilato leggermente la parte da trapuntare. Ora, siccome abbiamo da lavorare intorno ad un pezzo di tessuto, diciamo, chiuso in circolo, come può essere anche una manica o un fondo di pantaloni, io stacco la base della mia macchina e posiziono la parte da cucire in questo modo e adesso farò nuovamente un piccolo punto zig zag di rifinitura tutto intorno. Dopo aver fatto il punto zig zag rimbocco tutto il bordino all'interno e passiamo con un punto lineare. Per fare i manici utilizziamo il bordo del Pinocchietto che taglierò proprio vicino alla cucitura. Sia questo
che quello dell'altra gamba. Li tagliamo in modo da avere una fascia unica, possibilmente nella parte in cui c'è la cucitura interna alla gamba. Ecco qua, abbiamo i nostri due orli e li andremo a posizionare in questo modo. Vedete? All'interno della borsina. Siccome le mie tasche hanno le pattine, io le sollevo e fisso con una spillina. Lo stesso facciamo con l'altra, a distanza, diciamo, equa dai lati. Sposto di nuovo la pattina e appunto praticamente abbiamo questo. Così, ecco, questa è una borsettina veloce che non io non fodererò, la lascerò così. Lo stesso facciamo per la parte dietro. Con l'altro manico, questa volta è più semplice perché la posizioniamo esattamente all'altezza di quelle che abbiamo posizionato sull'altro lato. Una. E due. Ora non resta che tornare alla macchina da cucire e fissare facendo un trapunto quadrato in modo da fissare sia la base che i due lati e la parte superiore del manico. Ed ecco la borsettina completata. In pratica abbiamo una bella tasca sul davanti, idem sul retro e poi la parte interna in cui possiamo mettere quello che vogliamo. La borsettina è finita, vi dicevo, ma ovviamente voi potete aggiungere una cernierina oppure un bel bottone automatico per bloccare la parte centrale oppure per chiuderla tutta come volete. È possibile anche mettere del velcro, magari la parte femmina e quella maschio, che poi andando a stringere aderiranno, ecco come in pratica è stato fatto per la tasca di fronte. E questa è l'altra borsetta, doppia tasca davanti, doppia tasca dietro e parte interna con la sua cernierina. La cinta della borsa è stata fatta con la parte della cintura. Dunque, una volta fatta questa e questa del pantalone di mio figlio è rimasto questo, diciamo quasi niente, a parte questa cernierina che quasi quasi mi converrà per
riciclare. Riciclate tutti i vecchi jeans che potete, specialmente quelli multitasche, e realizzate facilmente tutte le vostre piccole borse. Bene, vi saluto. Ciao a tutti da Lilla.